quest'anno un anno di passaggio. È stata anche una scelta dei nostri colleghi senatori in particolare, che hanno insistito molto, con noi magari un po' meno convinti, che questo dovesse essere un anno di assestamento su alcune regole. È dipeso anche dalla durata della discussione, anche pubblica, che c'è stata, perché un conto è approvare una legge ad aprile, approvarla a maggio, approvarla a luglio. Oggettivamente pensare che una legge approvata a luglio potesse entrare in vigore con tutte le sue caratteristiche a settembre era una violenza al mondo della scuola, quindi si è fatta anche una scelta di progressività. C'è un concorso da fare, che avrà un ruolo fondamentale nell'individuare quelle figure che mancano, perché oggi tu, avendo utilizzato quelle che già c'erano e stabilizzandole, hai potuto capire veramente quali sono quelle che ti mancano, perché prima ce le avevi teoricamente quelle che ti mancano, non sapevi ad esempio delle graduatorie di esaurimento quanti avrebbero accettato, quanti, quindi effettivamente qual era le caratteristiche e le competenze del corpo docente di questo. Quest'anno è ancora un anno di scossoni. Perché è un anno di scossoni? Perché assumendo così tante persone, proprio per eliminare una volta per tutte quei termini che lei ha citato prima, e quindi l'avente diritto, i posti, la graduatoria, perché noi non li vogliamo più. E la legge ti dice che non ne avremo più. Per questo che dico la 107 è una buona legge, perché proprio dice che quella roba lì non deve esistere più. Per fare tutto questo, però, noi siamo anche, abbiamo anche voluto venire incontro a quei tantissimi docenti che da un momento all'altro si sono trovati chiamati a muoversi e a spostarsi sul territorio nazionale. Allora, noi lavoreremo sicuramente nella direzione di rendere più liberi i dirigenti scolastici, proprio per fare in modo che di fronte ad una scuola dell'autonomia, che è fondamentalmente la scuola libera, libera di rispondere alle esigenze del proprio territorio, libera di essere quello che vuole essere. La scuola dell'autonomia è questo, perché la scuola di San Fruttuoso ha delle esigenze diverse della scuola di Fioltello, da dove vengo io, e queste scuole devono essere in grado di rispondere alle esigenze dei loro ragazzi e delle loro famiglie. Per cui l'obiettivo per noi è quello di sburocratizzare, e non lo dico come slogan, perché tutte le iniziative che stiamo portando avanti anche all'interno della pubblica amministrazione vanno in quella direzione.